da semplici impianti di depurazione a vere e proprie fabbriche verdi e circolari, capaci di recuperare risorse dai reflui con trattamenti a bassa impronta carbonica. È una sfida ambiziosa quella che l'UE si prepara a lanciare agli Stati membri con l'ormai prossima entrata in vigore della nuova direttiva sulle acque reflue urbane. Ambizione è il termine più adatto, perché è una direttiva impegnativa che sostanzialmente impone che un impianto di trattamento acquea sia una fabbrica verde autosufficiente e in piena autonomia ecoenergetica. Oltre a promuovere un'azione più decisa sul fronte della decontaminazione delle acque reflue, la riforma estenderà lo scopo della disciplina anche su fronti come riciclo, riuso e decarbonizzazione. Dopo l'ok del Parlamento UE, il testo finale è in attesa del via libera formale del Consiglio prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe arrivare in autunno. Entro 13 mesi dall'entrata in vigore, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali, poi partirà l'adeguamento delle reti di collettamento e depurazione, cosa che in Italia richiederà un impegno notevole, visto che in materia di acque reflue scontiamo ben 4 procedure di infrazione, una delle quali costata fin qui più di 140 milioni di euro in sanzioni, con oltre 900 agglomerati urbani non allineati agli standard europei su raccolta e trattamento. Soprattutto nel Mezzogiorno, Campania, Sicilia e Calabria in particolare, la situazione insomma è molto lontana dall'essere normalizzata. Il tema è stato al centro di una giornata di studi organizzata da Servizi a Rete nella settecentesca cornice di Villa Campolieto a Ercolano, in provincia di Napoli. A differenti territori corrispondono azioni differenti, ma certamente le cose di successo, i risultati di successo devono essere confrontati e magari replicati in qualche altro territorio, in qualche altra parte d'Italia. Una location non casuale quella scelta per l'evento. La Campania è tra le regioni che scontano i maggiori deficit in termini di gestione delle acque reflue, con 6 agglomerati non a norma già sottoposti a sanzione e altri 221 censiti nell'ambito delle restanti 3 procedure di infrazione. Ma è anche una delle regioni che negli ultimi anni stanno lavorando di più per colmare i gap con le esperienze italiane più virtuose e con gli standard europei. L'impegno di Gori si sviluppa su 2 fronti principalmente. Noi abbiamo oggi un programma importantissimo che si chiama Energie per il Sarno, che entro il 2025 prevede il collettamento completo di tutto il territorio in gestione di Gori, in particolare del bacino idrografico del fiume Sarno. L'altro fronte su cui siamo fortemente impegnati invece è la trasformazione degli impianti di depurazione. La nostra prospettiva industriale è quella di rendere i nostri impianti delle vere e proprie fabbriche verdi, con l'obiettivo di recupero di tutte le componenti che si possono recuperare dalla matrice fanghi, l'energia, la riduzione dei prodotti che poi debbono essere destinati in discarica, e fino ad arrivare alla possibilità, sfruttando appunto anche le spinte normative, per rendere l'acqua che esce dai nostri impianti riutilizzabile nel processo. In alcuni casi partiamo un po' più avanti, per esempio l'impianto di Punta Gradelle, che è l'ultimo che è stato realizzato, che rappresenta un'eccellenza tecnologica e che ha già un reflo nelle condizioni di essere riutilizzabile. Per un'Italia chiamata a recuperare i ritardi, ce n'è un'altra che invece punta a giocare d'anticipo sui tempi dell'UE. Anche se la deadline per il recepimento della nuova direttiva non si collocherà prima della fine del 2025, a Monza il gestore idrico Brianza Acque ha già avviato i lavori per adeguare il ciclo di trattamento del locale depuratore ai nuovi ambiziosi parametri europei di efficienza e circolarità. La depurazione evidentemente è quell'ambiente che crea più rifiuto in assoluto, perché crea i famosi fanghi. Noi oggi siamo impegnati nella valorizzazione appunto di questi fanghi, che fino a qualche tempo fa consideravamo un rifiuto e oggi consideriamo come una risorsa, peraltro con una tecnologia abbastanza avanzata che in pochi fanno, che è quella ipogea, cioè noi riusciamo a fare una struttura molto impattante da un punto di vista ambientale nascosta sotto il territorio, sotto il terreno, quindi sotto la linea dell'orizzonte. Questo per evitare, uno, di avere appunto le brutture che abbiamo visto nel passato, ma due, anche per utilizzare delle tecnologie innovative, e tre, per restituire le superfici alla popolazione, quindi dedicando aree verdi che prima non sarebbero state dedicabili appunto all'utilizzo pubblico.